condividiamo l'idea che in fondo la fabbrica del turismo è la modalità con cui il capitalismo oggi estrae profitto. Ecco perché si usa la parola fabbrica, ecco perché dobbiamo inquadrare tutte quelle che sono le ricadute del turismo, così come noi lo vediamo a Firenze, ma non solo, in un sistema più ampio. È questo quello che ci interessa sottolineare. Non è un caso che l'ex Monte dei Pegni diventi eccetera eccetera, non è un caso che succeda tutto questo discorso della città vetrina eccetera. È chiaro che c'è una tendenza che parte dalle cosiddette città d'arte, ma che ormai a ricaduta va in tutti i vari centri che copiano quello che succede nelle città d'arte. Ormai tutte le cittadine hanno qualcosa per cui sono, no, città da visitare per certi motivi, che sia la sagra del non so cosa. Il modello è lo stesso, ma prendiamo Venezia e Firenze, sono proprio le città di punta in questo senso, è il modo in cui il capitale riesce a estrarre profitto. E la domanda che ci siamo fatti è: ma dove va la presunta ricchezza che deriva da questo turismo che tutti ci dicono? Certo che c'è il turismo a Firenze, perché il turismo porta ricchezza. Andiamo a vedere dove va. Qui poi qualcuno ne parlerà anche più nello specifico, parlando del fenomeno Airbnb, ma noi abbiamo visto benissimo che va in alcuni rivoli grossi e che anzi quello che sta poi alla base, chi lavora nel turismo eccetera, viene sfruttato, viene completamente lavora al nero, sottopagato eccetera, cioè tutto quello che rimane sotto, che non si vede, è una, in realtà è proprio lo sfruttamento, no? Quindi ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché magari qualcuno di voi non c'era la volta scorsa, di cui proprio di questo abbiamo ragionato appieno, diciamo. Allora, qui abbiamo il caso di che cosa succede appunto sotto il fenomeno del turismo per quanto riguarda in particolare le case popolari di Via dei Pepi, che sono proprio l'esempio di cosa succede quando capitale deve per forza andare sul invest in Tuscany, no? Naturalmente, quindi che succede alle case popolari. Maurizio. Parliamo di Via dei Pepi, ci dividiamo un po' l'intervento io e Giuseppe. Nel senso che io farò un intervento un po' più di carattere generale per legare i discorsi che sono stati fatti finora alla vertenza specifica, perché su Via dei Pepi c'è una vertenza specifica di cui Giuseppe è anche uno dei promotori. C'è fra l'altro anche un appello che da oggi comincia a girare online sul sito, ma verrà anche diffuso per una raccolta di firme online contro la vendita, perché la questione è che il comune vuole vendere delle case che sono case popolari in centro storico, non avendone tra l'altro il diritto nelle forme in cui è stata pensata questa vendita, per fare cassa, per investire in altre cose. Ma questo è, poi appunto Giuseppe entrerà più nel merito della cosa, ma questo è il, diciamo, è l'occasione per parlare delle trasformazioni di questa città. Molto è stato già detto, ma parlando di case popolari, al di là cioè quando si parla di case popolari in Italia, in Toscana anche, la prima cosa che viene in mente è la storica carenza di risorse. Noi abbiamo investito pochissimo rispetto ad altri paesi e va bene, ma c'è un'altra questione che forse conviene affrontare, soprattutto in un contesto come questo, cioè la città, le nostre città, la città Firenze sta cambiando pelle, sta cambiando anima, stiamo passando in via simbolica, stiamo passando dalle case popolari nei centri storici, la rivoluzione Cervellati a Bologna fra gli anni 60 e 70, che ha riportato le case popolari nei centri storici invece che portarle fuori in periferia, al progetto di legge Lupi, che era fortunatamente è stato fermato, ma insomma Lupi sappiamo è stato un ministro un po' di tutti gli schieramenti, cioè andava bene a tutti, aveva preparato una legge urbanistica che uno dei primi articoli diceva questo: il governo del territorio è regolato in modo che sia assicurato il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata,
la sua appartenenza e il suo godimento. Ecco, fra questi due estremi c'è tutta il cambio di pelle, di scenario delle nostre città. Quindi si è consolidata nel tempo, ormai è un fenomeno che va avanti da tempo e che è consolidato, un'idea di città come uno scenario privilegiato per la nuova, per la stagione attuale del capitalismo, cioè il neoliberismo, o la nuova ragione del mondo, come è stata definita. Perché? Perché è talmente pervasiva che tutto viene declinato in senso di, appunto, estrazione di profitto, valorizzazione produzione di ricchezza per chi è in grado di investire, eccetera, eccetera. Dunque, in questa ricerca spasmodica della massimizzazione del profitto si cavalca l'asset del momento. In questo periodo storico, soprattutto nelle città come Firenze, il turismo è l'asset del momento, cioè ora bisogna puntare su quello, bisogna sfruttare al massimo l'onda lunga del turismo come produttore di ricchezza. Naturalmente si parla sempre di produzione di ricchezza, bisognerebbe chiedersi sempre per chi e come viene distribuita questa ricchezza. Quindi la crescita del fenomeno turistico sta facendo da catalizzatore a queste trasformazioni urbane, e in particolare i centri storici, che sono fattori di attrazione, diventano scenari urbani che della città come la conoscevamo, come ce la immaginiamo forse, ormai rimane ben poco, perché non c'è più niente della città come ruolo di come luogo di relazione e di socialità. Se le parole d'ordine sono l'accumulazione, estrazione di valore, profitto e concorrenza, nessuno spazio viene salvaguardato da questa logica, nessuno spazio, nessun tempo, nessuno spazio neanche ideale, neanche appunto relazionale. La città pubblica è gestita, come è stato detto, come una proprietà privata, è un prodotto da valorizzare, si parla di marketing, di brand, di logo, no? Ci sono tutte queste iniziative, c'è il sindaco che va in giro per le fiere immobiliari a proporre il prodotto Firenze. Cosa c'entra questo con le case popolari? C'entra nel senso che in uno scenario di questo genere voi capite che stabilire quali sono le funzioni che una città, in particolare un centro storico, assorbe al suo interno è strategico, è la chiave, no? Quindi una delle prime cose, già da tempo il meccanismo era stato individuato di espulsione e espropriazione, cioè espulsione dei residenti della città storica e espropriazione degli spazi sia privati che pubblici, soprattutto nella costruzione di uno spazio complessivamente votato alla dinamica capitalista e neoliberista. E in questo caso, cioè, voi capite che delle case popolari in Via dei Pepi, che è praticamente a metà strada tra Santa Croce e il Duomo, è una cosa che grida vendetta, no? Nel senso che non si può vedere questa cosa. E infatti l'assessore è stato molto esplicito quando gli è stato detto da più parti che questa operazione non era in linea neanche con la normativa vigente, né nazionale né regionale, e lui ha detto: no, ma queste non sono case popolari, non ne hanno le caratteristiche. Quindi quando sono state dette queste parole, francamente si sono rizzati un po' i capelli in testa, perché è del tutto evidente che
non ci sono caratteristiche particolari delle case popolari rispetto alla residenza normale, fortunatamente, cioè non è che devono essere senza riscaldamento, brutte, piccine, no. Cioè, le case popolari hanno le caratteristiche di residenza delle altre abitazioni. Questo non hanno le caratteristiche per essere case popolari. È indicativo perché non diceva la gente non ci può stare dentro. No, non ci possono stare dentro poveracci. È questo quello che veniva fuori dal ragionamento, il non detto, ma era talmente ovvio. Cioè non esiste che gli assegnatari di case popolari che pagano 100 euro, 200 euro, 50 euro a seconda stiano in via dei Pepi, dove sarebbe bellissimo venderle tutte insieme a Invimit, che è una delle società di cassa depositi e prestiti che si occupa di valorizzazione immobiliare, eccetera, eccetera, eccetera. Il meccanismo è lo stesso. Cioè è insopportabile nello scenario che si descriveva prima di questo tipo di città, non è ammissibile che ci stiano certe funzioni. Guardate, il valore simbolico di certe questioni certe volte è illuminante. Il San Paolino, dove ci verrà l'albergo di lusso, era il Monte di Pietà, cioè era il luogo in cui i poveri della città storica portavano periodicamente le cose quando non arrivavano a avere da mangiare. Diventerà un albergo a 5 stelle. Il teatro comunale, ancora meglio, l'ex teatro comunale, era per l'appunto il teatro comunale, dove tutta la popolazione fiorentina poteva andare senza essere gli spettatori della Scala a sentire la musica, no? L'opera, l'operetta, qual è il progetto di, non mi ricordo, Nihila mi sembra. Sì, Nihila. Qual è il progetto? È quello di fare un comparto chiuso con i vigilanti, cioè la gente non ci entra nemmeno, non nelle case, ma non entra nemmeno nella zona. Avete presente quelli in Sud America dove c'hanno i muri? Ecco, lì non ci saranno i muri, ma sarà una cosa di questo genere. Queste trasformazioni sono emblematiche anche da un punto di vista simbolico, cioè la città sta cambiando in questo senso, è un cambiamento che ha delle fortissime connotazioni di classe, perché qui, e questo anche tutta la retorica securitaria di questa amministrazione, che questo tipo di trasformazione tutte le amministrazioni lo stanno perseguendo allegramente, comprese quelle di centro-sinistra, questa in particolare, tutta la retorica securitaria per cui vengono presi certi provvedimenti, si bagnano le scalinate delle chiese, insomma queste si mettono le panchine scomode così la gente non ci dorme, cioè è finalizzata a una cosa specifica, cioè i poveracci non ci devono stare in centro, perché questo è un articolo di lusso e va venduto bene. Questo è cioè, detto proprio Soldoni, parecchio tirato via, insomma. E non a caso tutta la questione della sicurezza viene correlata col decoro, no? Il decoro da una parte e il degrado dall'altra. Peccato che in questa accezione il decoro e il degrado siano socialmente identificati. Allora, Via dei Pepi ha in questo un valore paradigmatico, l'espulsione, la sostituzione dei residenti con ospiti, clienti forse, comunque ad alto reddito, il ricavato destinato non a sviluppare il settore dell'edilizia pubblica, ma a finanziare le grandi opere, i vecchi residenti destinati alle periferie più o meno lontane, più o meno anche decorose, nel senso molti sono stati spostati in un nuovo edificio in via Longinotti, alla Longinotti, in viale Giannotti, che, cioè, voglio dire, non è che sia, però di fatto è un'espulsione della vecchia residenzialità verso le fasce marginali della città. Quindi
Qui c'è un libro di Agli che parla anche di questi fenomeni e ricorda come il fenomeno, nella Londra thatcheriana sono state messe, quella è stata una vendita di massa degli alloggi popolari in città ai tempi della Thatcher, ha provocato il solito fenomeno di espulsione della residenzialità storica, ma ha provocato un innalzamento feroce dei costi dell'abitare all'interno della città, e risulta attualmente praticamente impossibile vivere a Londra città senza avere una base di reddito sopra la media, diciamo, ma parecchio sopra la media. Allora, per noi questo, quindi, non è che si risolvono i problemi dei residenti o dell'accesso alla casa, si sposta, si levano, secondo un meccanismo che viene utilizzato anche in altri casi. I problemi, l'importante è levarli dagli occhi di chi attraversa il centro storico, che appunto va venduto bene. In questo, si diceva, la vicenda di Via dei Pepi, che ora vi illustrerà nello specifico, è paradigmatica per tutti questi motivi. C'è questo appello che invitiamo tutti a leggere e a sottoscrivere online, è abbastanza semplice, e questa vertenza secondo noi è importante per due motivi di carattere generale. Uno è una forma di resistenza a questo tipo di trasformazione, a questo cambiamento genetico delle nostre città, e quindi è una cosa importante in sé. L'altro fatto è legato anche a quello, nel senso che è comunque un modo, è una resistenza collettiva, è un modo di organizzare collettivamente, quindi socialmente, una resistenza, e questo in qualche modo è un ulteriore scalino di resistenza, nel senso che combatte contro il senso di individualismo, di rottura dei legami sociali che questo tipo di città, questo tipo di sviluppo inducono nelle periferie, nei distretti dei centri commerciali e quant'altro. Grazie.